Si è ringraziato il Signore per il privilegio di poter essere di nuovo qui. Ma questo comporta sempre una grande responsabilità. Chi predica la parola di Dio in questo tempo deve essere consapevole di ciò di cui dovrà rispondere in quel giorno. Nelle epoche passate c'era ignoranza su molte cose, ma Dio nella sua grazia ha dato chiarezza. Guai alle persone che portano qualcosa in questa chiarezza divina, che riporta tutto al suo vecchio stato, come se Dio non avesse parlato. Non è soltanto importante che parliamo di ciò che Dio ha rivelato, ma come ha già sottolineato il fratello Rus, che lo comprendiamo come rivelato dallo Spirito, che siamo tutti ammaestrati da Dio e che il Signore abbia così il suo diritto con noi. Tra poco leggeremo dal libro dei suggelli, ma leggiamo due passi del Nuovo Testamento, oltre a quello che è stato letto nella parola di introduzione. In Matteo capitolo 10, nel versetto 20, si legge poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. E poi in Matteo capitolo 13, versetto 16, forse fino al versetto 17. Ma beati gli occhi vostri perché vedono e i vostri orecchi perché odono. Poiché in verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro e udire le cose che voi udite e non le udirono. Lo abbiamo sottolineato abbastanza spesso. Ci sono due generazioni particolari nel piano di salvezza. Una è vissuta al tempo della prima venuta del Signore. L'altra vive ora prima della seconda venuta del Signore. Questi due periodi sono i più importanti. Per coloro che non hanno riconosciuto l'ora e il tempo della visitazione di Dio al tempo della prima venuta del Signore e che non hanno riconosciuto ciò che Dio ha fatto in quel tempo, secondo la sua parola, il Signore è venuto in vano. Tutta l'attesa del Messia non serviva a nulla se non lo riconoscevano quando veniva a portare la salvezza. Oggi è lo stesso. Se non riconosciamo l'ora della visitazione di Dio, e non ci lasciamo includere nel programma di Dio, allora tutto è avvenuto in vano per noi. E questo non deve accadere. Perché tutto ciò che Dio fa, lo fa per il nostro bene per il bene del suo popolo, per il bene della sua Chiesa. Anche ieri sera ci siamo resi conto della serietà con cui Dio ha parlato e di quanto la sua parola, quando si adempie, possa influenzare gli uni e gli altri. Nel libro dei sugelli abbiamo letto a pagina 324 e oggi vorrei esaminarlo molto brevemente. Non abbiamo letto le scritture dal primo libro del Re capitolo 12 e vorrei leggere solamente questo versetto potrete leggerlo da voi stessi più tardi. E a pagina 329 del libro dei suggeli. Leggo dal primo libro dei re, capitolo 12, versetto 28. Il re quindi, dopo essersi consigliato, fece due vitelli d'oro, e disse al popolo, siete ormai saliti abbastanza a Gerusalemme, o Israele, ecco i tuoi dei che ti hanno fatto uscire dal paese d'Egitto. Ieri abbiamo spiegato o accennato, per dirla con il fratello Branham, che le due tribù che praticavano l'idolatria, cioè Dan ed Efraim, non sono più menzionate in Apocalisse capitolo 7. Esse hanno trasgredito un comandamento diretto di Dio. Nessuno deve bestemmiare Dio letteralmente, ma passare per quello che dice e dovrà sentirne le conseguenze o portarne la colpa. C'è un avvertimento molto serio nel Nuovo Testamento e non nei Vangeli o nelle Epistole, ma nell'ultimo libro della Bibbia. Chi non prende a cuore questo avvertimento, un giorno dovrà pagarne le conseguenze. E non pensate che Dio faccia parole vuote. Quando dice qui, ed è il Signore stesso che parla qui, in Apocalisse capitolo 22, versetto 18. Io lo dichiaro a ognuno che ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali le piaghe descritte in questo libro. E se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita. Della Città Santa, delle cose scritte in questo libro. Questo avvertimento viene dato alla fine del libro dell'Apocalisse. In quasi duemila anni di storia della Chiesa. Non c'è stato nessuno a cui siano stati rivelati i misteri di Dio. Non c'era nessun insegnante di Chiesa. Non c'era nessuno che predicasse o scrivesse in merito a queste cose. Nei tempi moderni alcuni hanno dato sfogo alla loro immaginazione. Ma questo non conta. Con Dio vale solamente ciò che viene da Lui stesso, non ciò che noi pensiamo, escogitiamo o crediamo di poter interpretare, ma soltanto ciò che viene da Lui stesso. Perché questo è il segreto. Tutto ciò che viene da Dio ci riporta a Dio. Tutto ciò che viene da Dio ci distacca dagli uomini e ci lega a Dio stesso, ci rende dipendenti da Dio. Tutto ciò che viene dagli uomini ci rende dipendenti dagli uomini, così che finiamo per pensare che la nostra salvezza dipenda anche da loro. E questo lo si vede fin dalla prima grande Chiesa Mondiale. È generalmente noto che nessuno può essere salvato senza la sua benedizione, per così dire. Lo sappiamo tutti, ma non è questo il nostro problema. Il nostro problema è quando lo stesso spirito si insinua nei nostri ranghi e nei nostri circoli e rende le persone dipendenti da una dottrina o da una conoscenza e la loro salvezza viene negata e il rapimento annullato, a meno che non si accetti una particolare dottrina. È soltanto un'altra versione dello stesso spirito che opera nella Chiesa mondiale. E lei ha molte figlie. E noi potremmo guardare al passato e dire, beh, queste sono tutte le denominazioni. Lasciate che vi dica questo oggi nel nome del Signore. Le denominazioni non sono il vostro e il mio problema, ma lo stesso spirito che si sta diffondendo qua e là per dividere per attirare i seguaci verso di sé e così lacerare il corpo del Signore. Qui sta il problema del nostro tempo. Qui il fratello Branham lo ha spiegato nel Libro dei Suggelli. E vorrei leggere ancora alcune cose. A pagina 325... C'è scritto, il Signore raduna i suoi eletti tra i giudei dai quattro angoli del cielo. Lui ha parlato di sei suggelle, ma non ha detto nulla del settimo. Allora, chi siamo voi e io? Chi sono allora tutti coloro che possono dire qualcosa al riguardo? Quando il Signore dice chiaramente qui, o quando il fratello Branham dice del Signore, ma in merito al settimo, non disse nulla. E queste sono già le ultime pagine del settimo suggello. Chi siamo noi allora per andare oltre e aggiungere qualcosa alle parole di Dio? Anche se è scritto che chi toglie e chi aggiunge dovrà rendersi conto in quel giorno che la sua parte è stata tolta. Chi vuole correre questo rischio lo faccia, ma senza di me, senza di me. Così come queste due tribù pensarono, Essi dissero, sarà bene per noi. Essi consigliarono tra loro. E leggiamo la stessa cosa qui nel libro dei re, che quest'uomo si consigliò con se stesso. Perché non ci facciamo consigliare da Dio? Dopo che lui ci ha parlato, dobbiamo consigliarci con noi stessi o con gli altri? Qui dice, allora il re prese consiglio, fece due vitelli d'oro e disse loro, è troppo per voi. Salire a Gerusalemme. Si può risparmiare benzina. Non c'è bisogno di guidare fino a Jeffersonville. A che serve? Potete rimanere qui. Vi diremo tutto chiaramente e molto di più. Vi diremo qui. Quello che non sentirete mai lì. Allora, perché andare laggiù? Perché disturbarsi? Qui non ce n'è solo uno. Ce ne sono due. Ma immaginate, e poi dice, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto. Voi direte, non può accadere a noi. Questo è ciò che loro pensavano. Nessuno è più stolto di chi si lascia ingannare. E una persona del genere non lo sa nemmeno, ma pensa di essere in prima fila quando Dio ha dispensato la saggezza. E pensa. Di essere più intelligente di tutti gli altri. Quando ho letto i cinque libri di Mosè a Bucarest la scorsa settimana, mi sono reso conto che l'uomo che ha portato la grande sofferenza a Israele, Core, era figlio di Esau. Ed Esau era stato privato della benedizione. Giacobbe aveva ricevuto la benedizione della primogenitura e quest'uomo si aggira tra il popolo di Dio e porta grande sofferenza a coloro che Dio ha fatto emergere. A volte Abbiamo bisogno di leggere le sacre scritture con più attenzione per scoprire attraverso chi Dio ha fatto cosa. Guardate Mosè, ne ho parlato a Zurigo domenica scorsa. L'Oreb era diventato improvvisamente un monte di Dio. Perché Dio era sceso sul monte per parlare con Mosè. Il bastone, il bastone da pastore di Mosè, era improvvisamente nella sua mano un bastone di Dio, perché il Signore Dio si era rivelato a lui, egli aveva parlato. E il popolo di Israele era improvvisamente il popolo di Dio perché il Signore aveva fatto un patto con tutto Israele. Cari, è così per voi e per me, è così per tutti noi. Solamente quando avremo avuto un vero incontro con il Signore, saremo considerati figli e figlie di Dio e potremo presentarci davanti a Lui come popolo del Signore. I detti PI, il volto PIO e le tante chiacchiere sul messaggio e sul messaggero non hanno ancora salvato nessuno e non salveranno nessuno. Dobbiamo avere un incontro con il Signore. E cosa accadde a tutte queste persone? Venne su di loro un sacro timore. Si tolsero i calzari. E Mosè disse, o piuttosto il Signore gli disse, il suolo su cui stai. È suolo sacro. Così qui ci viene detto, lui parlò di sei suggelli ma non disse nulla del settimo. A pagina 324 si legge, è lo stesso per la sposa di fra i gentili. Loro sono un gruppo eletto. Non potete coinvolgerli in questo genere di cose. Non ci crederanno. Qualsiasi cosa che non sia in accordo con la Bibbia, gli eletti non potranno... Credere, perché sono predestinati a diventare una sposa parola e aspettano che la parola della promessa si diffonda e aspettano di nuovo che si adempia e ci può essere un tempo intermedio che dobbiamo lasciare a Dio. Permettetemi di leggere ancora un po' per mostrarvi alcune cose che penso siano importanti per tutti noi. A pagina 330 si legge Che cosa accadde furono purificate durante il periodo della terribile tribolazione? Se Dio purifica le vergini che erano pure e senza macchia che non sono riuscite a mettere l'olio nelle loro lampade? Se le purifica attraverso la persecuzione? Allora farà lo stesso con queste tribù. Le purificherà durante il periodo della tribolazione, perché la purificazione è già il giudizio. Vedete, dopo aver purificato Israele e le vergini stolte, esse si presentano purificate con vesti bianche, come perfetto, come meraviglioso. Per me e per voi che aspettiamo di essere rapiti, questo potrebbe non essere di grande importanza in questo momento, ma caro cuore, non lo desidero per me e non lo desidero per voi. Ma se dovessimo essere tra coloro che hanno riconosciuto la verità, che sono nati da Dio, che sono vergini, che aspettano la venuta del Signore, ma nel giorno del ritorno del Signore... Non avessimo abbastanza olio nelle nostre lampade e non avessimo in noi la potenza veificatrice e non fossimo tra coloro che vengono rapiti, allora lasciate che vi dica oggi che può essere una terribile, anzi la peggiore delusione al momento. Ma la speranza non è finita lì. Semplicemente non siete nella sposa. Ma subito dopo la tribolazione, prima dell'instaurazione del regno millenario, sarete consegnati al vostro destino divino. E posso dirvi questo, per favore non guardatemi in modo così incredulo, posso leggerlo molto chiaramente dalle sacre scritture. E sapete che anche il fratello Branham lo ha insegnato molto chiaramente. Nel libro dell'Apocalisse capitolo 7 è scritto in realtà dal versetto 9. Ma sto leggendo solamente per sottolinearlo. Leggo solo gli ultimi due versetti. Non avranno più fame e non avranno più sete. Non li colpirà più il sole né alcuna arsura. Perché l'agnello che è in mezzo al trono li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. Potete leggerlo voi stessi, Isaia capitolo 49 e Isaia capitolo 25, che si riferiscono al regno millenario. Ma ciò che vorrei leggere come prova di ciò, e il versetto 15. Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. Se questo passo della scrittura si riferisce al periodo di tempo, la parola non è del tutto corretta. Ma se si riferisse al fatto che il giudizio finale ha avuto luogo e a ciò che verrà dopo, allora bisogna dire che non si parla più di giorno e di notte. Dopo il regno millenario, il tempo finirà e l'eternità ricomincerà. Allora non ci sarà né oggi né ieri né domani, ma l'eternità. Qui si parla ancora di giorno e di notte. Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. Ora continueremo a leggere e spero che nessuno interpreti questo come un segno di incredulità. Ma ci saranno abbastanza persone. Che non parteciperanno al rapimento e se voi allora o se io o chiunque rimanga indietro sappiate che anche se non parteciperò alla cena delle nozze dell'agnello ma dovrò sopportare tribolazioni e angosce e persecuzioni con i 144.000 di tutte le dodici tribù d'Israele, io resterò fedele, qualunque cosa accada, e sarò poi con il Signore. Per me, e credo per tutti noi, questo dovrebbe essere un conforto. Forse posso anche fare questa osservazione. Ho esitato fino a ieri e fino a oggi a portare ciò che il fratello Branham presenta in questo modo sulla base di questo passo della scrittura di Apocalisse capitolo 7. Ma si adatta al 100% all'intera sequenza di eventi. E non c'è più bisogno di esitare. Continuiamo a leggere. Sempre a pagina 330. A partire dalla quarta riga, dal fondo. Passiamo ora ad Apocalisse capitolo 8, versetto 1. Dobbiamo ricordare che il settimo suggello si riferisce alla fine dei tempi. Proprio così. Le cose scritte nel libro dei sette suggelli, che hanno sigillato il Consiglio di salvezza fin dalla fondazione del mondo, contengono la fine di tutte le cose. È la fine. È la fine del mondo in lotta. È la fine della natura in lotta. È la fine di tutto. È la fine delle trombe. È la fine delle coppe dell'ira. È la fine di questa terra. È persino la fine del tempo. Il tempo finisce. Lo dice la Bibbia. Si tratta quindi del settimo suggello secondo Apocalisse capitolo 8 versetto 1. Così come è posto qui all'inizio di questa esposizione. Poi continuiamo a leggere. Apocalisse capitolo 10, dal versetto 1 al versetto 7. Il tempo finisce. L'angelo ha detto, il tempo non sarà più nei giorni in cui accadrà questa grande cosa. Alla fine del settimo suggello, il tempo finisce. E la fine. Dell'epoca della Chiesa e la fine dei sette suggelli, delle trombe, delle coppe dell'ira e anche la fine dell'introduzione del millennio. Dobbiamo rispettare Dio in ciò che Lui ha detto. E se si tratta di un periodo di tempo e se ci sono alcune cose, chi possiamo essere noi e dire, Signore, perché hai fatto così? No. Noi rispettiamo Dio nel suo ordine, nella sua natura, nel suo parlare. E soprattutto... Dopo aver compreso che lui intende dire ciò che dice e dice ciò che intende dire e che non si può aggiungere nulla alle sue parole. E poi dice che fu così potente che né Gesù né nessun altro ne ha parlato. A Giovanni non fu permesso di scriverlo. Lui ci parla solo del silenzio. Se prendiamo sul serio questa dichiarazione e non ci limitiamo ad interpretarla, ma ci atteniamo alle parole. E prendiamo davvero sul serio, con santa serietà, ciò che ci è stato detto. Era così potente che né Gesù né nessun altro ne ha parlato. Di cosa non ha parlato il nostro Signore Gesù? Qual era l'unica cosa che doveva dire e che nemmeno il Figlio dell'uomo e gli angeli del cielo conoscevano? Che cos'era? E poi ci sono persone oggi che la conoscono. Anche se il Signore Gesù non ne ha parlato, non la conosceva, non ne ha parlato, non è stata scritta, ho letto che era così potente che né Gesù né nessun altro ne ha parlato. A Giovanni non fu permesso di scriverlo. Lui ci parla solo del silenzio. Ieri ho ascoltato una cassetta che potrebbe far rizzare i capelli in testa anche a chi li ha già finiti. Un fratello dice letteralmente e si riferisce alla lettera di Pietro in cui prendeva la parola delle stelle che brillano di notte e così via. Ha mischiato l'una cosa con l'altra e poi chiede all'uditorio cosa e quando brillano le stelle e qual è il loro scopo. E poi dice per brillare nella notte. E tutti dicono Amen. E poi continua. E poi chiede, sì, non c'erano sette stelle nelle sette epoche della Chiesa? Tutti rispondono, sì. E poi dice, che cosa è successo ora? Da quando le sette stelle, i sette messaggeri hanno svolto il loro compito? Poi dice, ora il sole è sorto. E tutti dicono, amen. Poi chiede, guardate in cielo, quando il sole è sorto, vedete ancora una stella? No, gridano tutti. Non vediamo più una stella, vediamo soltanto il sole. E poi la gente si lascia talmente coinvolgere che quando ascolti vorresti essere lì e poter prendere la frusta o la spada dello spirito, cioè la parola di Dio, e far capire alla gente che il Signore, a mezzanotte ci fu un grido, ecco lo sposo viene, e posso mostrarvi da una delle sette promesse, gli darò la stella del mattino cioè ai vincitori. Non si possono anticipare le cose che non sono ancora in atto. Ma la gente ascolta e poi gli viene detto l'epoca dei messaggeri è finita da tempo. È arrivato un nuovo tempo. Si può dire ogni sorta di cose a persone che non sono consolidate nella parola e nel messaggio. E oggi anche coloro che non hanno avuto una lezione sanno parlare inglese. E poi siedono altri che non lo sanno fare. E poi prendono le cose fuori dal contesto e ne dicono di tutti i colori. E tutti sono entusiasti. E devono sempre essere sermoni che il fratello Frank non ha ancora tradotto, in modo che suonino misteriosi. Oh, il Dio del cielo, che ha visto attraverso ogni ipocrisia, un giorno regolerà i conti con tutti coloro che in questi giorni collegano i propri affari con la causa di Dio. Venti, cinque o dieci anni fa non erano predicatori, oggi lo sono in larga misura. Quando e cosa è successo nel frattempo, non l'hanno ancora detto a nessuno. Qui continua. Non c'erano angeli che cantavano né lodi né servizio all'altare e vorrei sottolinearlo ora nel momento in cui il settimo suggello viene aperto rivelato diventa realtà non c'erano angeli che cantavano né lodi né servizio all'altare Leggete cosa dice il capitolo 8 dell'Apocalisse. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa lo spazio di mezz'ora. Vidi i sette angeli che stanno in piedi davanti a Dio e furono date loro sette trombe. Un altro angelo venne e si fermò presso l'altare, avendo un turibolo d'oro, e gli furono dati molti profumi, affinché li unisse alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono. E il fumo dei profumi, unendosi alle preghiere dei santi, salì dalla mano dell'angelo davanti a Dio. Poi l'angelo prese il turibolo, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra. E ne seguirono tuoni, voci, lampi e un terremoto. I sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare. Che meraviglioso riscontro! Nel momento in cui il tempo si esaurisce, tutte le preghiere dei santi vengono infine raccolte nell'incenso e versate sull'altare davanti al trono di Dio. Dopodiché il seggio di grazia si trasforma nel seggio del giudizio. E poi ci sarà il suono dei lampi e dei tuoni. E poi i carboni saranno gettati sulla terra. Ma non oggi. Possiamo ancora presentarci davanti al Signore. E chiedo a tutti voi, in questo sermone che probabilmente è uscito, non so il titolo al momento. Il fratello Branham dà la chiamata all'altare in un sermone, probabilmente nel novembre 1965, per circa 15 minuti. Chiede alle persone di venire al Signore e di accettare la grazia. E poi ci sono fratelli che proclamano a gran voce che la grazia è giunta alla fine con l'apertura dei suggelli. Il fratello Branham la offre nel novembre 1965 per circa 15-20 minuti. Pagina dopo pagina. È così che l'abbiamo tradotto. Che cos'è? Persone che non hanno alcuna autorità divina per trattare la parola di Dio pensano di essere maestri della scrittura. Non conoscono una sola citazione, quella che parlerebbe contro di loro. Vale a dire, quella in cui il fratello Braname dice, nessuno ha il diritto di maneggiare la parola di Dio se non ha incontrato il Signore come Mosè, e non ha udito la sua voce. Nessuno vi ha mai letto questo. Si guarderanno bene, si guarderanno bene, tutto il resto lo leggeranno. Qui abbiamo letto chiaramente cosa accadrà in quel momento. Dio non ci ha lasciato nell'ignoranza, ma ci ha rivelato la sua parola e la sua volontà. E se qualcuno pensa che stiamo parlando a nome nostro, lascia che ti dica, caro cuore, che non è così. Non avrei voluto smettere molto tempo fa. Pensate che una persona che conosce la sua responsabilità davanti a Dio si spinga in un ministero? Giacomo non scrive forse, Noi insegnanti riceveremo un giudizio più severo. E non abbiate molti maestri tra voi. Oggi. Ognuno è autorizzato a insegnare tutto ciò che rientra nel suo concetto. Ma è scritto e tutti saranno ammaestrati da Dio. Dunque non c'era più il canto degli angeli, non c'era più la lode, non c'era più il servizio all'altare, c'era solo silenzio. Un silenzio di tomba in cielo per mezz'ora. L'intera schiera celeste tacque per quella mezz'ora. Quando il mistero del settimo suggello del libro della redenzione fu rotto. A volte anche questo dovrebbe essere sottolineato, perché le persone non capiscono che sono state portate al passato cose che sono ancora future. E questo è il caso dell'intera profezia biblica, Isaia capitolo 53. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui. E mediante le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. L'intera profezia biblica è data come se si fosse già adempiuta, perché con Dio tutto è deciso, immutabile, proprio come Lui ha detto che accadrà. Ora, alcune persone sono forviate da una lettera e pensano, guarda, qui dice che è stato aperto, quindi deve essere già nel passato. Sapete cosa? In Apocalisse, capitolo 8, dice: E quando l'agnello aprì il settimo sigillo, quindi era già stato aperto o no? Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa lo spazio di mezz'ora. Quindi, se si dovesse prendere questo con la logica dei saggi di questo tempo, con i filosofi del messaggio, allora si dovrebbe concludere che a quel tempo, quando Giovanni scrisse sull'isola di Patmos, la questione era già stata conclusa. È vero o no? Dunque la pazzia di Dio è più saggia della sapienza degli uomini è quanto scrive Paolo ai Corinzi. Che dire allora della sapienza di Dio? Dobbiamo renderci conto che la nostra sapienza con Dio è una vera stoltezza. Lasciate che lo legga di nuovo. È necessario sottolinearlo perché si sta facendo troppa confusione ovunque. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa lo spazio di mezz'ora. Sottolineo ancora una volta che, stando a questo versetto, si potrebbe supporre che sia già accaduto allora. L'agnello prese il settimo sigillo, lo aprì e ci fu silenzio probabilmente per mezz'ora, quindi la questione è alle spalle. E dopo quasi duemila anni, a un uomo di Dio, il nostro amato fratello Branham, viene detto, vai sulle montagne, io ti parlerò. E lì gli fu detto, ritorna a est, perché è giunto il tempo. Di aprire i suggelli. Non vi basta la lettera, vi serve la rivelazione divina. E questa sarà sempre in accordo con ogni parola di Dio. Quando tutte le interpretazioni e tutti coloro che vi credono non ci saranno più, la parola di Dio. E tutti coloro che vi hanno creduto rimarranno per l'eternità. Ed è per questo che crediamo che la Chiesa, che è la sposa, sarà la sposa parola. Ma come possiamo interpretare se vogliamo essere la sposa parola? Riconosciamo la differenza? Chi è la sposa parola non può interpretare. Loro ricevono la parola e lasciano a Dio il compito di portare a compimento questa parola. Ora vi leggerò un'altra cosa. Prima linea del secondo paragrafo. Nessuno di noi ne sa nulla. Avete ascoltato? Nessuno di noi ne sa nulla. E poi dice, io non mi lascio trascinare da queste cose illusorie e immaginarie. Lui, come profeta parola, era troppo buono per seguire favole artificiosamente composte. E per darsi ad esse. E questo concorda pienamente con quanto detto da Pietro, poiché non è con l'andare dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Non vi rendete conto del contesto di questa parola, cioè del ritorno di Gesù Cristo? E poiché tutti vogliono essere presenti al ritorno di Gesù Cristo, si può fare il più grande affare e la cosa più malvagia. Perché le povere anime pensano che se non ricevono la rivelazione, allora non ci saranno affatto. Caro cuore, noi crediamo a ciò che dicono le sacre scritture. Nei giorni della voce del settimo angelo il mistero di Dio si sarebbe compiuto, come lo ha rivelato ai suoi servi e ai profeti. Aspettiamo quindi ciò che Dio farà secondo quanto ha fatto conoscere e rivelato. Continuo a leggere e ora... Come è certo che sono in piedi sulla piattaforma stasera, ho avuto la rivelazione. E in tre modi. Vi parlerò di questo con l'aiuto di Dio. Quei sette tuoni che sentì tuonare, gli fu proibito di scrivere. Ecco qual è il mistero che si cela dietro quei sette tuoni consecutivi. Perché? Lo dimostriamo. È il segreto che nessuno conosce. A Giovanni fu proibito di scriverne persino di scrivere un simbolo. Perché? Perché in cielo non si facesse nulla per rivelare il segreto. Lo vedete ora? Se è così grande deve essere incluso perché deve accadere, accadrà, ma non sarà predicato. È stato predicato che alla crocifissione di Gesù Cristo il Sole avrebbe perso la sua luce? È stato predicato che ci sarà un terremoto? e che le rocce si spaccheranno, e che il velo si squarcerà, e che i morti risorgeranno e appariranno a molti nella città santa, dove tutte queste cose sono state predicate e accaduto nell'ora di Dio, secondo la volontà di Dio. E così sarà di nuovo al ritorno del Signore. Cari, di ciò che Dio ha rivelato possiamo parlare liberamente, ma tutto il resto lo lasciamo a loro. E sapete, non so se rientra nel vostro piano, ma rientra meravigliosamente nel piano di Dio. E posso dire che rientra anche in quello che mi piace personalmente. Immaginate, se avessimo già tutto, se sapessimo tutto, dove sarebbe l'entusiasmo, dove sarebbe l'aspettativa, allora tutto sarebbe il più lassista possibile. No, il Signore si rivelerà al suo popolo proprio alla fine. E resta vero che il meglio deve ancora venire. E verrà proprio alla fine, senza che la gente ne discuta, ne dibatta, ne argomenti. Ne faccia nuovi gruppi solo perché uno dice che è così e l'altro dice che è così. Ed entrambi sbagliano, perché nessuno dei due lo sa perché Dio non lo ha rivelato. Atteniamoci quindi alla parola. Perché il Signore Gesù ha detto in Giovanni capitolo 15, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, non nell'interpretazione, ma nella parola. E credo che varrà la pena per tutti noi rimanere nella parola di Dio. Oggi può sembrare che se si riesce a calcolare questo e quello accadranno allora. Ma l'ora di Dio sta arrivando. Alcuni saranno delusi. Altri saranno sorpresi. E io voglio a tutti i costi essere uno di quelli che sono sorpresi. Il nostro Signore ci riserverà ancora molte sorprese. L'importante è essere pazienti e non andare... Oltre le sacre scritture. Continua dicendo qui. Ora, perché questo è tenuto segreto? Se Satana lo venisse a sapere, potrebbe fare dei guai. Lui può interpretare ciò che vuole e imitare ogni tipo di dono ma non deve saperlo. Spero che ve ne rendiate conto. Non è nemmeno scritto nella parola. È un mistero totale. Gli angeli e tutti gli altri rimasero in silenzio. Se avessero osato fare un movimento, Sarebbe potuto venire fuori, ma tacquero e tutto rimase immobile. Ci accontentiamo di questo perché riguarda solo l'ultimo, il settimo suggello. E abbiamo sentito che questo include la fine delle epoche della Chiesa, la fine delle trombe, la fine delle coppe dell'ira. Tutto è a distanza di anni, eppure è incluso nella stessa cosa. E qui leggiamo che è un mistero totale. Nulla è cambiato fino ad oggi. I sette tuoni risuonarono insieme mentre cercavano di dire qualcosa. Notate, in quel tempo Giovanni voleva scriverlo, ma lui disse di non scriverlo. Gesù non ne parlò. A Giovanni non fu permesso di scriverlo e gli angeli non ne sapevano nulla. Com'è possibile? Gesù disse che nemmeno gli angeli ne sapevano nulla, lui stesso non lo sapeva. Disse che solo Dio lo sapeva. Dunque, non ci rendiamo conto chiaramente di come lo Spirito di Dio sia stato condotto qui nelle scritture e si tratta di questo mistero, del ritorno del Signore e di ciò che accadrà tra il popolo di Dio immediatamente prima e ciò che è collegato con questo. Non si può dire più chiaramente. Tutte le altre affermazioni ignorano ciò che Dio ha detto e ciò che è scritto nella sua parola. Lasciate che lo legga di nuovo. Che cos'è? Gesù ha detto che nemmeno gli angeli ne sapevano nulla. Lui stesso non lo sapeva. Ha detto che solamente Dio lo sapeva. Ma poi parlo dei segni che sarebbero avvenuti. Riuscite a comprenderli? Riconosciamo che questi segni stanno arrivando. Io posso farci qualcosa e spero, cari fratelli e sorelle, che possiate farlo anche voi. Lasciamo a Dio ciò che ha riservato per sé e lo ringraziamo per quello che ha già rivelato e certamente ci rendiamo conto di dove portano tutte le interpretazioni. E qual è il loro obiettivo? Cioè, attirare i discepoli a seguire una persona. E questo non è ciò che Dio vuole. Noi abbiamo un compito e tutti i servi e i profeti di Dio lo hanno avuto. Vale a dire, indicare il Signore e la Sua parola. Giovanni Battista è venuto a testimoniare Gesù Cristo. E lui poteva dire, colui che ha la sposa è lo sposo. Ma lui era l'amico dello sposo. Ha sentito il grido di gioia della sposa. Paolo e tutti gli uomini di Dio hanno fatto lo stesso nel loro tempo indicavano la sposa l'eletta allo sposo e a colui che l'aveva scelta ecco l'agnello di dio che toglie il peccato del mondo il fratello Branham non voleva e non poteva fare di più che indicarci Gesù Cristo. L'intera rivelazione di Gesù Cristo è la sua parola. Beate le persone che si rendono conto che è una maledizione andare oltre la parola e aggiungere qualcosa alla testimonianza completa della sacra scrittura. Le due tribù, come abbiamo letto, Dan ed Efraim, furono tolte dal popolo di Israele. Erano presenti all'esodo, all'entrata. ora in Apocalisse capitolo 7 non ci sono. Cari, quando il popolo di Israele lasciò l'Egitto, molte persone che non appartenevano a loro andarono con essi e costituirono un problema lungo il cammino. Ma se leggete i libri di nemia e di Ezra, vi imbatterete in una verità fondamentale, vale a dire ciò che accadde al ritorno dalla cattività babilonese. Sapete che anche lì tornò un miscuglio e improvvisamente lui prese le sacre scritture, le lesse e disse al popolo quanto segue. Tutti dovevano dimostrare la loro genealogia e chi non era in grado di farlo non poteva mangiare le cose più sante. Ve lo leggo. Neemia capitolo 7 qui dice dal versetto 64. Questi cercarono i loro titoli genealogici ma non li trovarono e furono quindi esclusi come impuri dal sacerdozio e il governatore disse loro di non mangiare cose santissime finché non si presentasse un sacerdote per consultare Dio con l'urim e il tummim. Che cos'era? Molti ritornarono, ma soltanto a coloro che potevano dimostrare di appartenere al popolo di Dio fu permesso di mangiare le cose più sante. Caro cuore, questa... È una delle profezie più potenti di tutta la sacra scrittura per il nostro tempo. Molti possono aver ubbidito ed essere usciti da Babilonia in seguito all'ultima chiamata. Ora dobbiamo dimostrare di essere nati di nuovo dal seme vivente della parola di Dio e di non ricevere altro che il seme vivente della parola dentro di noi. Questo è il punto centrale. Oh, che Dio ce lo apra e lo trasfiguri nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. Chiunque sia nato da Dio, il suo seme dimore in lui e non può peccare. Non può andare contro la parola di Dio e allo stesso tempo avere la parola di Dio in lui. È impossibile. Dunque Dio ha un rimanente. Li ha chiamati e ora... Siamo tutti riuniti alla sua presenza. Nessuno deve disperare. Nessuno deve perdere la speranza. Tutti possono dire, Signore, ho sentito la chiamata. Ho capito che dovevo uscire da Babilonia. Ora sono venuto. Metti dentro di me il tuo puro seme parola e vieni con il tuo spirito su questo seme divino e crea in me una nuova vita, una nuova vita divina. Nati di nuovo a una speranza viva. In quel momento tutte le interpretazioni finiscono e ci si arrende a Dio e alla Sua parola. Coloro che sono essi stessi un miscuglio spirituale riceveranno tutto ciò che è un miscuglio: è fatto su misura e personalizzato per gli interessati. Ma per coloro che sono nati da Dio, dalla sua parola e dal suo spirito, ogni parola è fatta su misura e personalizzata. Lode, onore e gloria al nostro Dio. Alleluia. Mi rallegro perché Dio vigila sulla sua parola e sul suo popolo. E attraverso la parola si compie una potente circoncisione. Il prepuzio del nostro cuore viene tolto e la parola del Signore può entrare. Non consigliarti con te stesso come fece il Re di cui leggiamo nel secondo libro del re capitolo 12 lascia che sia Dio a consigliarti lasciati consigliare da Dio il Signore dice io ti consiglio e noi accettiamo questo consiglio divino non sorge forse in tutti noi un profondo desiderio oh Signore fa io non creda solo nella mia mente ma che riceva e sperimenti nel mio cuore ciò che tu hai promesso e ordinato per il tuo popolo in questo tempo non è forse questo il desiderio profondo del nostro cuore noi aspettiamo che egli compia tutto ciò che ha promesso sia benedetto te l'ho dato il suo meraviglioso e santo Amen. nome. Amen. Amen.